noi abbiamo scritto due righe che poi le lasceremo. Volevamo soltanto introdurre un po' quello che le volevamo dire. In buona sostanza noi abbiamo alcune questioni che sono molto sensibili per noi e quindi volevamo fargliele presente. Innanzitutto la questione della concessione, no? Che abbiamo visto, insomma, che è in corso un'attività, e come immaginerà, noi come parenti delle vittime su questa questione per noi è un nervo scoperto, perché durante la gestione attuale è successa questa disgrazia e poi purtroppo stiamo vedendo molte altre cose che stanno accadendo, e quindi volevamo solo comunicare la nostra sensibilità. Noi ovviamente non siamo dei tecnici, per cui non riusciremo a capire fino in fondo, magari quando la documentazione sarà redatta completamente, se sarà, come dire, una cosa buona per tutti i cittadini o meno. E quindi volevamo dire che per noi era importante che i cittadini non dovessero poi andare a compensare tutti questi anni di mancanze, perché non è giusto, e soprattutto che chi ha causato e si è arricchito in questi anni, a nostro modo di vedere ingiustamente, non possa uscire da questa società in modo, diciamo, in modo da arricchirsi enormemente. Quindi questa era solo una nostra sensibilità di cui volevamo farla partecipe. Poi ovviamente per noi è fondamentale la parte processuale, e la parte processuale per noi è un po', come dire, il fine della nostra battaglia, non ultimo, ma uno dei fini importantissimi, perché se riusciremo ad avere giustizia per quello che è successo, per me sarà, per noi sarà comunque fondamentale per la nostra nazione. Mi perdoni, ma sono un po' emozionata e mi sono dimenticata di iniziare con la cosa più importante, che era innanzitutto ringraziarla, perché noi abbiamo enormemente apprezzato il suo intervento, perché per noi pensare a questa giornata come a una festa non era accettabile. Quindi, come lei sa, perché l'abbiamo scritto, l'abbiamo detto dovunque, la sua vicinanza per noi è stata essenziale. Noi non ci dimentichiamo anche della sua lettera dell'anno scorso, perché alcuni forse se ne sono dimenticati, noi no. E per noi quella lettera ha avuto un significato enorme, perché lei ha preso una posizione per noi estremamente importante. Quindi adesso riparlo. Un'altra cosa per noi importante che ha visto noi come, diciamo, abbiamo sperimentato la situazione nostro malgrado, e secondo noi dovrebbe essere creato a livello nazionale un piano di intervento per situazioni come la nostra, perché tante persone si sono trovate in una difficoltà anche economica molto grave dopo questo evento, perché è venuto a mancare il capo famiglia. Non servirà più per noi, ma per il futuro per noi sarebbe molto importante che ci fosse un piano, un'unità di crisi che riuscisse a gestire questa situazione. Questo lo diciamo ovviamente avendo avuto l'esperienza, per dare beneficio per il futuro, sperando che non ce ne sia più bisogno ovviamente. E quindi con una forma di elargizione anticipata da parte dello Stato che poi a fine processo possa essere restituita, non a fondo proprio. E quindi queste persone possano valutare con attenzione se far parte civile o no del processo, senza avere, come dire, un po' l'acqua alla gola per una situazione che si viene a creare. L'ultima cosa che devo dire che abbiamo elaborato e che avevamo già richiesto era in buona sostanza che ci sono state delle gravi mancanze qui anche da parte di chi doveva effettuare i controlli. E quindi secondo noi i nostri parenti sono vittime anche di un'inefficienza che la nostra nazione ha avuto in questi anni, in questi 20 anni.
per cui secondo noi era giusto verso di loro che fossero, diciamo, che avessero lo status di vittime di strage. Noi non sappiamo la forma perché ovviamente non siamo dei tecnici, ma che avessero uno status come è stato assegnato in altre stragi purtroppo conosciute negli anni. E quindi le abbiamo scritto più nel dettaglio, adesso gliel'abbiamo così elencato velocemente. Grazie a lei, le vediamo, poi manderò al prefetto anche la copia via mail e poi ci sarebbe la signora. Grazie. Noi ci rincontriamo, lei si ricorda benissimo di me. Io le chiesi l'anno scorso di elaborare questa istanza per Mirko e per tutti i ragazzi che purtroppo muoiono sul lavoro, perché il regolamento di INAIL fa se morte di serie A e morte di serie B. Purtroppo i nostri figli, il mio e Marius, sono morti sul lavoro. E noi chiediamo che finalmente il regolamento vada rivisto affinché tutti abbiano lo stesso riconoscimento. Non è un problema economico, ma le vite sono tutte uguali. E quindi io attendo sempre, lei mi disse che avrebbe visto questa cosa, io sono speranzosa perché lei è stato con noi veramente molto, molto attento al nostro dolore, alla nostra tragedia, e so che la mia richiesta per tanti purtroppo, non solo una questione personale, in buone mani, quindi attendo risposta. Ringrazio il prefetto per aver organizzato questo incontro, che ottenevo molto ad avere con voi prima della cerimonia del ponte, perché non è, per sottolineare pubblicamente e in maniera evidente per la pubblica opinione che la ferita non si rimargina, che il dolore non si dimentica e che la solidarietà non viene meno in alcun modo. E sono, condivido la vostra scelta di vederci qui in prefettura, non sul ponte. Lo preferisco anch'io. Non perché sul ponte, perché avverrà tra poco, non sia importante, lo è per la città naturalmente, avere il nuovo ponte. Ma perché questo incontro è un'occasione raccolta, non un'occasione di frastuono. La cerimonia, come l'hai ricordata, è seriamente sobria. Si limita a quello che è essenziale, cioè aprire il nuovo ponte per la città. E questo ponte non è una, come dire, una cancellazione di quel che è avvenuto. Anzi, io lo vedo in buona parte come una sorta di, per alcuni aspetti, che comprende il progetto, come una lapide che ricorda le vittime di quanto è avvenuto 2 anni addietro. E come questo incontro qui, raccolto in prefettura, per ascoltarvi, per ribadirvi l'impegno per le cose non ancora definite, che sono consistenti e ancora aperte. Serve anche per dire a tutti voi quanto la vicinanza della Repubblica non viene meno nei vostri confronti. Il ricordo delle vittime è un ricordo che segna la nostra vita collettiva nella Repubblica. È il sostegno per i familiari e per le loro esigenze e sensibilità, è un sostegno sincero. Il Presidente ha ricordato alcuni aspetti, quello della concessione. E comprendo bene come sia un elemento particolarmente sensibile per tutti voi, lo è in realtà per tutti. Ora non è competenza mia definire naturalmente, ma del governo e del Parlamento, ma queste sono cose che vengono tenute in grande considerazione. Un'altra cosa è responsabilità. Le responsabilità non sono generiche, hanno sempre un nome e un cognome, sono sempre frutto di azioni che non dovessero essere fatte o di omissioni che non dovessero essere compiute. E quindi è importante che vi sia un'azione severa, precisa naturalmente, rigorosa, di accertamento delle responsabilità. Ed è importante anche, il terzo punto che ho indicato, quello di una condizione che regoli
sperando che a me più avvenga, che regoli però l'eventualità di tragedie come questa per quanto riguarda i familiari. Io so bene che alcuni di voi hanno avuto dei problemi, tutti hanno avuto problemi naturalmente di carattere affettivo, di carattere di emozione, di sentimenti, di condizione di vita cambiata, turbata e sconvolta per alcuni aspetti. Alcuni hanno avuto problemi anche particolarmente intensi di carattere concreto, economico, e questo non è giusto che avvenga, ed è bene pensare ad una condizione che regoli, sperando, ripeto, che a me più avvenga, quel che si deve fare in circostanze tragiche come quella che è avvenuta, che sperando, ripeto, non si verifichi mai più. E così come, signore, è importante quel che ho detto l'anno scorso. Io se continuo a seguire, perché si arrivi a un punto positivo, concreto, se le norme, come sembra, non consentono ad oggi interventi adeguati, occorre provvedere perché lo spazio della normativa consenta di intervenire in queste condizioni. Io vi ringrazio molto per le cose che mi avete consegnato e che vi assicuro seguirò con grande attenzione passo passo tutte quante. Per il resto, per dire, andrò via Ponte, sarà molto bello vedere questi 43 lampioni che ricordano le vittime, saranno letti anche i nomi delle vittime, proprio per sottolineare come questo ponte non sia, ripeto ancora una volta, una chiusura di quanto avvenuto, ma è la conseguenza di quanto è avvenuto, della un modo anche di ricordare la tragedia. Chiunque vedrà il ponte a Genova, e anche molti di quelli non genovesi che passeranno, avranno sempre bene in mente che quel ponte è lì perché ce n'era un altro che è crollato con le vite che ha troncato. Questa è una cosa che non andrà dimenticata, certamente la ricordo alla Repubblica. Vi ringrazio per questo incontro, ringrazio ancora il prefetto per averlo promosso, organizzato, per averci ospitato. Vi ringrazio molto. Adesso solo dire ancora una cosa, Presidente. Un bambino che ha perso il papà, il figlio della signora Donato, le ha scritto una lettera e le ha fatto un omaggio che abbiamo lasciato al suo cerimoniale. E questo qui, e ci tenevo particolarmente a dirle. È un regalo del bimbo di Gio. Grazie davvero, come sapevo, grazie molto. Qui c'è un nostro presente che le daranno. Grazie a lei. Grazie.